Amici followers, salve a tutti e buona domenica! Oggi voglio portarvi un nuovo contenuto dedicato a Baldur's Gate 3. Però, prima di iniziare, vi chiedo perdono se ci ho messo del tempo prima di realizzare questo video, dato che ho dato la precedenza ad altri contenuti sul canale. Comunque, Larian Studios ha annunciato che l'ultimo importante aggiornamento per Baldur's Gate 3 è in fase di sviluppo e sebbene il supporto per il gioco continuerà, la patch 7 sarà l'ultima ad introdurre nuovo contenuto narrativo. Il prossimo e atteso aggiornamento finale per Baldur's Gate 3 riserva agli adepti del lato oscuro un'aggiunta sostanziale di contenuto narrativo, come migliorate conclusioni malvagie, nuove scene cinematografiche e l'introduzione di strumenti per la modifica del gioco. Anche se la patch 7 di Baldur's Gate 3 non includerà il tanto sperato supporto per il crossplay, presenterà comunque molte novità nell'ultimo grande aggiornamento pianificato per il gioco. Larian Studios ha continuato a rilasciare patch e correzioni con una certa regolarità, con la patch 6 di febbraio che ha introdotto nuove e migliorate fusioni amorose per i personaggi. Da allora sono state apportate ulteriori correzioni, risolvendo bug generali insieme a problemi di salvataggio su Xbox e ai dialoghi di Mintara nel lato 3. È da considerare che non ci saranno DLC per il gioco, dato che il CEO di Larian, Sven Vinke, lo ha confermato durante il GDC di marzo. Quindi la patch 7 di Baldur's Gate 3 rappresenta fondamentalmente l'unica grande aggiunta di contenuto narrativo per il gioco. Il team di sviluppo ha anticipato cosa i giocatori potranno trovare nella patch 7 in un recente post sul blog di Steam, con migliorate conclusioni malvagie e alcune GIF piene di spoiler per stuzzicare l'appetito dei fan. Questo annuncio sottolinea che, una volta completata la patch 7, non ci saranno più aggiornamenti significativi alla trama, segnando così la conclusione della storia principale di Baldur's Gate 3. Vorrei aggiungere che, ai BAFTA Game Awards, i Larian Studios hanno ricevuto numerosi premi per il loro lavoro su Baldur's Gate 3, che è stato riconosciuto per la sua eccezionale narrativa, musica e interpretazione in un ruolo di supporto, con Andrew Wincott nel ruolo di Raphael. Inoltre il gioco ha ottenuto il premio scelto dal pubblico e il prestigioso titolo di miglior gioco. Questo ennesimo successo si aggiunge a una serie di riconoscimenti già conquistati ai Golden Joysticks, ai Game Developers Choice, ai DICE e ai The Game Awards. La sequenza di trionfi fa di Baldur's Gate 3 il primo gioco nella storia a ricevere il titolo di gioco dell'anno in tutti i principali show dedicati ai videogiochi, un risultato straordinario per il team di sviluppo. Tuttavia, i Larian Studios attribuiscono parte del merito del loro successo alla fervente comunità di appassionati. Ogni commento, livestream, meme e opera d'arte condivisi dai fan durante lo sviluppo di Baldur's Gate 3 ha contribuito a sostenere e motivare il team. Questo solido legame con la community ha reso il percorso di sviluppo del gioco particolarmente gratificante e ha contribuito in modo significativo al suo successo finale. Tornando alla patch, le nuove funzionalità di modding faranno il loro debutto con la patch 7 di Baldur's Gate 3, offrendo ai giocatori la possibilità di personalizzare effetti visivi, animazioni, suoni, statistiche e altro ancora, consentendo loro di adattare il gioco alle proprie preferenze. Questa aggiunta entusiasmante consente ai giocatori di trasformare il gioco nella loro visione ideale, che sia un'avventura da sogno o un'esperienza da incubo. Inoltre, Larian Studios assicura ai giocatori che, oltre alla patch 7, rimarranno impegnate nel risolvere bug, migliorare le prestazioni e aumentare la stabilità del gioco. Per i giocatori su PC è in programma una beta chiusa che offrirà a un numero limitato di partecipanti la possibilità di testare le nuove funzionalità e le correzioni di bug prima del loro rilascio ufficiale. Ulteriori dettagli sulla beta verranno comunque forniti nelle prossime settimane. Tuttavia, se avete atteso con ansia la compatibilità crossplay e la modalità foto, è importante notare che queste funzionalità non saranno incluse nella patch 7 di Baldur's Gate 3. Sebbene il team di sviluppo stia lavorando attivamente per implementarle, queste aggiunte sono previste in un secondo momento, a causa della complessità del lavoro necessario. Tuttavia, come avevo già detto prima, recentemente Sven ha confermato che non saranno introdotti importanti nuovi contenuti narrativi nella storia di Baldur's Gate 3, né per i suoi personaggi e compagni di viaggio di origine, né verranno realizzate espansioni o un Baldur's Gate 4. Come studio indipendente fin dal 1996, Larian apprezza la libertà di seguire la propria creatività ovunque essa li conduca. Dopo 6 anni trascorsi nei Forgotten Realms e molte discussioni e riflessioni, hanno deciso di cogliere l'opportunità di sviluppare le proprie IP. Attualmente stanno lavorando su 2 nuovi progetti e non potrebbero essere più entusiasti per ciò che il futuro riserva.
Sebbene sia ancora presto per rivelare dettagli, è importante sapere che anche se il loro focus si sposterà su questi nuovi titoli, le sensibilità che hanno portato alla creazione di Baldur's Gate 3 sono vive e attive nel castello di Larian. Sono motivate dalla stessa passione che li ha spinti a creare esperienze immersive plasmate dalle scelte dei giocatori e non vedranno l'ora di farci partecipare ancora a queste nuove avventure. Una scelta indubbiamente coraggiosa, ma la domanda rimane: chi prenderà il posto di Larian Studios? A questo proposito, Hasbro desidera realizzare un altro sequel di Baldur's Gate, ma è ancora troppo presto. Certamente speriamo che non siano necessari altri 25 anni. E questo è tutto per il video di oggi, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Baldur's Gate 3 allo stato attuale e, come sempre, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale. Noi, come sempre, ci vediamo prossimamente con nuovi contenuti. Ciao a tutti!